Adesso, adesso finalmente lavorerete, perché sono quelle 2 settimane lì che vi ammazzate dal lavoro. Assolutamente sì, okay. Il lavoro non manca mai, no. Comunque. Allora, ti vediamo spesso da Enrico Coveri, sei una fan del brand? Io più che una fan sono amica di famiglia, sono amica loro e poi ovviamente io li ho conosciuti perché amavo il loro vestito, amavo il loro modo di immaginare la moda e quindi da lì è scattata questa amicizia e da allora non ne posso fare a meno. Ci puoi raccontare e descrivere il tuo look di oggi? Ma un tailleur molto, molto bello, molto solare, con colore molto covere, il fucsia, però io guarda cosa faccio, mi metto un po' gli occhiali così faccio un po' la segretaria hard, faccio un po' quella, un po' e quindi no, sdrammatizza la cosa, cioè, perché il tailleur ti fa troppo bon ton, con gli occhiali ti fa un po' hard. È il tocco in più. È un tocco in più. Cosa non manca mai nel tuo guardaroba? Ma nel mio caso ho tante t-shirt normali tinta unita che abbino poi con delle cose molto colorate, quindi le t-shirt manica lunga e manica corta sono importanti nel mio armadio, mi piace molto. Possiamo avere un piccolo aggiornamento sui tuoi prossimi progetti? Ma i prossimi progetti non ne ho, io voglio andare a Bali a fare 15 giorni di vacanze perché sono 2 anni che lavoro in continuazione, tra presentare serate, tra andare nelle convention, tra la radio, tra gli ospitati TV e tutto quanto, non riesco a fare una vacanza vera e propria. Poi vado in Brasile, mi annoio a morte perché ovviamente in Brasile famiglia, casini da risolvere e tutto quanto. Vorrei andare a Bali. Speriamo bene, ti auguriamo una bella vacanza allora, dai. Grazie, buon lavoro a voi, grazie. Fashion.